misteriosa e bellissima, non può non lasciare il suo segno nel cuore di chi l'attraversi. Ha una sua magia crepuscolare, angoli di poesia infinita e di luce che ne fanno una città unica al mondo. Già nell'origine del nome c'è in parte la sua essenza, Lucca, dal latino lucare, che significa spazio luminoso. Sensuale e segreta, è come una rosa mistica protetta in uno scrigno dalle sue mura, che sembrano custodire un mistero da decifrare. Ci troviamo oggi a Lucca, nel complesso monumentale di San Micheletto. Un tempo ospitò il monastero delle Clarisse. Lucca è ricolma di questi posti, diciamo così, nascosti, meravigliosi, antichi. Ma siamo a Lucca in particolare perché Lucca ormai da tanti anni, da circa 15 anni, ospita un prestigioso festival che ha come missione quella di promuovere il cinema d'autore. Oggi in particolare abbiamo avuto l'onore e la possibilità di andare a intervistare un grandissimo attore internazionale. Sto parlando di Rutger Hauer, interprete magistrale di Blade Runner, un grandissimo film entrato nella storia del cinema mondiale. Tears. Sono venuto a Lucca per festeggiare il fatto che sono 50 anni che faccio film ed è per questo che sono qui. Allora, lei con l'ultima frase di Blade Runner, cioè tutti quei momenti andranno perduti nel tempo come lacrime nella pioggia, farà un'operazione di improvvisazione attoriale per cui darà il significato, diciamo così, ultimo al film attraverso un'operazione assolutamente appunto di improvvisazione e quindi dando il significato vero al film, che è un film sul tempo, oltre ad altre cose. Thank you so much. Grazie tanto. Mi piacerebbe molto saper parlare in italiano così bene, perché il monologo suona così bene in italiano, quasi meglio dell'inglese. Io, di quel monologo, ho mantenuto le ultime due battute e ho eliminato le 20 righe precedenti. Ho guardato dentro me stesso e volevo dire qualcosa di incredibilmente personale e quindi ho attinto alla mia parte poetica. Ma se a Ridley Scott non fosse piaciuto, avrei dovuto fare tutto da capo, sarei stato morto. È qualcosa che ho creato io guardando nel mio profondo e trovo bellissimo e incredibile che questa ultima battuta continui ad avere la vita che ha e ad importare così tanto alle persone. Potremmo quasi dire che questa battuta finale è quella che mi ha sostenuto e che mi ha portato nel mio percorso di vita negli ultimi 20 anni. È incredibile. Che cosa fa di un attore un grande attore? Non lo so. Il vento. Scherzo. Forse proprio metterci il cuore, quello che diceva prima. Beh, ci sono così tanti fattori a fare di un attore un grande attore. Difficile elencarli tutti. Quello che io so è che ci sono dei momenti, e io ne ho provati alcuni, in cui tutto torna, in cui tutto è sincronizzato perfettamente. Ma sono pochi questi momenti. Per il resto, si tratta di fare il proprio lavoro e di dare al regista la storia che sta cercando. Bisogna essere fondamentalmente come un bambino che ha uno strumento e vuole giocare. Grande bambino. Grande bambino. Bambino grande. Allora, il suo rapporto col passare del tempo, no? Perché Blade Runner è un film sul tempo.
Il mio rapporto con il tempo? Onestamente, lo trovo del tutto irrilevante, il tempo. Quindi mi importa pochissimo. Diciamo che è una struttura mentale come un attaccapanni a cui appendere il proprio cappotto. E poi è qualcosa di molto soggettivo. Non è importante. Tempo è vento. We're sailing now. Il tempo è diverso per ciascuno di noi. Nessuno di noi sa quanto tempo ha a disposizione. Quindi, cosa vogliamo fare? Vogliamo preoccuparcene? Quando a volte riguardo tutti i film che ho fatto, ci sono così tante persone che sono morte. Mi fa riflettere. E francamente, mi sorprendo io stesso di essere ancora qui. Ma eccomi. Vabbè, splendida forma comunque. Il suo rapporto col cinema italiano? Con il cinema italiano ho un rapporto stretto. È come se fosse un membro della mia famiglia. Mi sento legatissimo. Fellini, amo Fellini, mamma mia. Il clown, ok, yeah. And the other, yeah. Bertolucci. Lina Wertmüller. E poi ho potuto lavorare con cinque grandi registi italiani. Ferrara, Ulmi. E sono sempre qui. Oltretutto sono straniero. Certo, fare un film di questi tempi è molto più difficile di quanto lo fosse in passato. Chiaramente era difficile anche prima, e meno male, perché altrimenti tutti avrebbero tentato di fare un film. Però quello che è interessante è che i budget sono più complessi, le storie, e anche avere accesso al pubblico stesso, perché in fondo ormai hanno già visto tutto e il pubblico è veramente viziato. Rincoglionito il pubblico, è vero, è vero, rincoglionito. So, a word to all the Italians who don't live in Italy, who live everywhere else. This is a goodbye. Forever. Thank you. Yeah? Thank you. Thank you very much. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.